Ciaobetes.it e ci siamo. Comincia Venezia numero 80, comincia l'ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e comincia con un gran bel film nostro, italiano, Comandante. Favino non è il comandante Che Guevara di Call My Agent, ma è il comandante Salvatore Todaro, e quindi non è un attore impazzito che vive con la tenda separato dalla famiglia nel suo giardino convinto di essere Che Guevara, ma è realmente il comandante Salvatore Todaro del sommergibile Cappellini, però anche lui è separato. Todaro è separato da cosa? È separato probabilmente anche dalla vita e dalla morte, perché forse Todaro è già morto. Non è uno spoiler, ma è proprio la chiave per capire questo personaggio molto interessante, che mi ha ricordato veramente il fascino anche quasi esoterico che ha Oppenheimer nel bellissimo film di Christopher Nolan, che è alla base di questo film di guerra dove Todaro c'è e non c'è. Lui è lì ma non è lì, lui è in guerra ma forse è già in pace. Lui d'altronde dirà che in base a una vicissitudine che ha avuto di guerra, forse già morto. Favino lo interpreta in modo divino, letteralmente, perché sembra quasi che non ci sia, che sembra quasi che non sia terreno. Lo interpreta distratto a volte, lo interpreta in cerca di segni e segnali di una sua possibile capacità di prevedere, una sua capacità di sapere qualcosa del futuro. È un militare della Regia Marina fascista che però sembra non condividere nulla del fascismo. D'altronde Veronesi e De Angelis, Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, in sceneggiatura che cosa fanno? Isolano, è un film sul mare. E di fronte al tu sei un fascista, la reazione è io sono un uomo di mare. E allora in mare c'è una dimensione e in mare c'è un codice. C'è un codice in guerra, ma c'è un codice in guerra in mare. E Salvatore Todaro, che va in giro con il busto perché ha avuto un incidente gravissimo, forse già morto, appunto, come dirà a Marcon, interpretato da Massimiliano Rossi, che c'ha i chiodi in testa, il suo secondo, il suo Nostromo, guida questo sommergibile nell'Atlantico per delle strategie e delle manovre durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, tutta la storia è ambientata soprattutto nel 1940 e si parte dalla Spezia, da un'atmosfera rarefatta che sembra che era il Debrest, che sembra questa storia di Spielberg, sembrano anche le gang uomini e donne. De Angelis gira quasi un musical all'inizio del film in cui ci sono appunto questi modi di parlare, ci sono questi motti, ci sono questi ci sono queste espressioni gergali, ci sono quasi questi scherzi, e le donne vedono partire i loro uomini che vanno verso non il fronte ma vanno verso il mare, dove morire è così, e però puoi essere ricordato se sei stato valoroso. È un film dove ci sono espressioni molto anche